Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono qui per parlarvi di un gioco completamente gratuito che potrete scaricare su Steam. È un gioco molto particolare, ma partiamo dalle basi. Si chiama Arrow e Rune. Questo in pratica è il gioco. Voi spawnate all'inizio di un corridoio infinito e semplicemente dovrete direzionare il vostro personaggio con le frecce destra e sinistra o i tasti A e D nel mio caso. Qual è il vostro obiettivo? Beh, tendenzialmente è quello di ammazzare tutti i nemici che trovate sulla vostra strada, compresi questi boss giganti. Sword Riding. Sono un arciere che corre a cavallo di una spada. Vabbè, non mi chiederò neanche il perché. La cosa figa, tra virgolette, di questo gioco è che non è che abbia un'idea di base chissà quanto innovativa. È semplicemente carino, è semplice da giocare. Ma non per questo è facile. Che cosa significa? Direte: come, questa detta è semplice ma non è facile, magari è stronzo. No, semplice e facile non sono sinonimi. Cioè è semplice giocare al gioco, ma non è facile vincere al gioco. Questo è l'obiettivo. Sono già morto. Ecco, appunto, come potete vedere non è poi così facile. Ogni volta che fate una run otterrete dei quid, dei dindini che potrete spendere per potenziarvi leggermente. Nel mio caso scelgo l'arrow frequency, cioè la quantità di frecce che sparo, e ricominciamo. Ovviamente farò dei salti in questo video per essere un po' più veloce. Ho ottenuto un cane, lo chiamerò Coco, come il mio cane, il mio vero cane. Ora, man mano che voi rifarete le varie run, quindi otterrete altri soldi e otterrete altri potenziamenti, sarete ovviamente più forti. E come potete vedere, sono finalmente riuscito a sconfiggere il primo boss. In alto a destra, come potete vedere, ci sono dei quadratini che vi indicano i potenziamenti che avete raccolto quando battete però dei boss. I boss sono solitamente a metà di questo percorso sulla sinistra. Questa barra che si carica sulla sinistra è il vostro percorso. All'incirca a metà tra... ma ha smirato in maniera esagerata. Comunque, come potete vedere, lui è all'incirca a metà del percorso grigio. E io invece sono metà morto e metà vivo. Comunque, ogni volta che morite venite qui al negozio, spendete dei soldini e vi potenziate. Ma sapete cosa non si paga oltre a questo gioco? Non si paga mettere un like e un follow al canale, e anzi mi aiuta molto, perciò grazie a chi lo farà. Continuando con il gioco, adesso come potete vedere in alto a destra ho skippato un po' di parti, ho già 3, 6, 7 potenziamenti. Di questi uno solo l'ho ottenuto battendo il boss, cioè l'arco rosso che mi dà più attacco. Gli altri sono doppi nemici, come potete vedere qui, nella prima fase, quindi nel primo tratto fino al primo drago, che poi non per forza è un drago ma solitamente è comunque un boss. E direte voi, qual è l'utilità di avere doppi nemici? Beh, semplicemente ottengo doppi tesori e quindi più potenziamenti. Poi in ordine abbiamo tre cagnolini, o meglio un solo cane di livello 3, poi abbiamo gli occhiali per il danno critico, la cintura che mi permette di resistere a più danni se sbatto contro il boss senza averlo ucciso, i dentini che mi aiutano a recuperare HP, come potete vedere gli HP aumentano man mano che colpisco, non ammazzo ma colpisco i nemici. I guanti che mi permettono di perforare il nemico e colpire anche quello dietro di lui, e poi i potenziamenti che ho ottenuto durante questa partita, come ad esempio questa spada oppure l'arco che vi aumenta l'attacco e la velocità in base al livello del potenziamento che state acquistando. Ovviamente più andrete avanti ragazzi, più la situazione si farà difficile e soprattutto veloce. Vedete quanto cazzo corre il personaggio, quindi è molto difficile riuscire a tenere traccia dei colpi nemici e della vostra direzione secondo per secondo. Tra l'altro sto per raggiungere il mio record, ho superato i 1400, quindi il mio record di punti effettivamente, di danni effettuati. Vediamo chi ci aspetta adesso. Puttanazza, 5000 HP. Oh no. E peccato, non sono riuscito a battere il boss, ma ho ottenuto un po' di achievement, quindi di obiettivi e quindi di soldi.
Perciò andiamo a vedere, aumenta il numero di spade, non posso ancora acquistare il drago, ma ho un bel cagnolino lì a sinistra. Vi consiglio assolutamente di provare questo gioco, anche solo per perdere un po' di tempo. Come vedete 1482 è il mio obiettivo, il mio record. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro record e se volete vedere altre puntate. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!